Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 13 della nostra partita con il Caos in Total War Warhammer 1. E dunque, dobbiamo muovere Arkaon. Questi qua stanno navigando in questa direzione. Però potrebbero andare ovunque, per quanto ne sappiamo. Io vorrei sbarcare. Ok. Poi tocca a lui, eliminiamo questo esercito. Non lo so, la combattiamo. Cioè, nel senso, non, vedete, non serve, però almeno vediamo una battaglia. No. Cioè, non perché non voglia farvi vedere battaglia, ma perché non serve. Ah, devo dargli gli stendardi. Witness my beauty. A worthy choice. You have my favor. Ha combattuto anche lui, quindi gli sale ancora di più l'esperienza. Fantastico. Ottimo. Salgono anche loro. Ti sposti di... Niente, di tutto quello che puoi. Così non subiamo danno. Allora, potenziamo prima il nostro maghetto. Che sei tu. Ti posso dare questa che è quello che ha Arkaon, che è molto molto forte. Questo qua è passiva, però in teoria tu non stai in mezzo alla battaglia. Questa mi sembra decisamente un'abilità importante. Aumentiamo i danni delle armi. Poi te invece. Te invece. Potrei darti questo. Bravo lui. Allora, qua si vede già la mantigora. Che è interessante. Adesso bisognerebbe capire. Ditemelo nei commenti, poi non so se farò in tempo a leggerli o cosa. Di certo qua ho sbagliato a dargli un punto in più, perché il mio scopo era arrivare qua. Tra la mantigora e il drago, cosa conviene fare? Perché la mantigora ha resistenza alla magia e anche si lotta o si muore. Ok. È forte, cacchio. Disciplina e difesa corpo a corpo. Il drago queste cose non le ha. Però, boh, vediamo. Quindi la mantigora, poi tu sali ancora, ottimo. Continuiamo a spingere in questa direzione. Quindi giochiamo macro e non micro. E direi che ci siamo. Ok, tocca a lui. Potremmo eliminare questo. Quello che a me interessa però sapere è dove sono le unità di questo qua, perché a questo punto questi sono pronti a essere eliminati. Turno 101. Perdiamo 5.000 al turno, eh? Quindi appena possibile Silvad dobbiamo assolutamente cambiare la faccenda. Loro si sono messi qui. Maribor dell'impero. Questo non è bello. Questo non è affatto bello. Perché c'erano delle truppe di Marienburg in zona e quindi ora sono delle truppe imperiali. Ah, però non le vedo più. Quindi va bene. Ah, tu potresti subito far quello ora. Qua non ci arriva nessuno. Tu stai andando di certo a fondare il Trono del Ghiaccio. Fiordo del Drago del Ghiaccio. Vai. Boom. Blocco danno proiettile. Te lo posso dare a te? Sì, perfetto. Così non ti sparano quando vuoi. Ottimo. E continuiamo a mettere da parte soldini.
Anche se in realtà potrei agire diversamente. No, io mi spingerei in questa direzione, ci cioè distruggiamo proprio tutto. Ora, con Archaon, nonostante quello che io ho appena detto, potremmo andare qua e eliminare Mildenheim, così passiamo da qua, mentre lui da solo sta a nord. Ma facciamo questa cosa, dai. Allora, tu ti muovi del 25, in modo che ti rimanga il 25, quindi fino a qui. E potenziamo subito questo. Ok. Tu invece gli stai davanti. Anzi, vediamo senza marcia forzata dove arrivi. Va assolutamente bene. Sì, perché forse è il caso prima di far fuori questo esercito di qua. Allora, vediamo se possiamo reclutare qualcun altro, no? Qua dobbiamo arrivare a 10 di surplus per reclutare Kolek. Kolek è fondamentale perché è fortissimo. Cos'è sto coso? Sono un stregone, che schifo. Vabbè. Ok. Tu non sei quello a cui ho dato il mago? Dov'è il mago? Dov'è il mago? Cioè, è morto il mago? No. È morto il mago. Eh sì. Come è morto il mago? Cioè, non posso neanche reclutarlo, non ha senso. Ma qua continuo a non vedere truppe. Dove sono le truppe di sto qua? Si sono schiantate da sole? Perché a questo punto con questo andiamo avanti, eh. Attacchiamo questa città e scendiamo giù di qui, che ce ne sono due senza mura. Qua ne approfitterei e andrei nel Middleheim. Oh, che bello. Sì. Riescono a prenderlo, signori. Eliminiamo. Sì, questo qua è morto, assolutamente. Eliminato una nazione. Ottimo. Vediamo se riusciamo a migliorare ulteriormente la nostra situazione con il pistolino qui. No, non ancora. Per ora stanno migliorando tanto. Facciamo un giro tra i nostri tizi. Allora, questo qua attualmente 0 va a 18. Questo ci vuole molto bene. Questo ci vuole bene, Varga. Oh, stiamo arrivando in positivo, quindi dovrebbe essere positivo. Tu iniziamo a dirti di fare pressione da quella parte, che è una città fortificata, quindi magari non ce la fai, ma almeno siamo a posto. Tu. Da questa parte e i Varg per ora li lascio in pace. Ok, quindi mi è morto il coso, cacchio. Ok, dovrei provare a fare quello un po' di volte, d'avviso. Volevo fermarlo prima del 25%, non ci sono riuscito. Vai qua e basta con la mantigola. Perfetto, 4.500. Adesso il prossimo surplus è fra 2 turni e devi arrivare a 2. Però sarei già di 6, quindi abbiamo migliorato parecchio. Possiamo attaccare la capitale del Mildenheim? Hail the slaughterer! Unleash chaos! Ovviamente non lo farò così, ci mandiamo anche lui, che si mette... Non sei marcia forzata, te, vero? No. Qui. Attack. Destroy. Damn hole.
Allora, aumentiamo la disciplina a chi ce l'ha più scarsa, tipo i cani, che così continuano a combattere, e il carro delle bestie, che in realtà ce l'ha già abbastanza alta, però almeno praticamente è un carro armato. Perfetto. Vittoria decisiva, non abbiamo perso nessuno. 46.000, forse potremmo anche... No, solo sì. Ok. Are you... No, sì, io sono un dio, esattamente. Ok, tu non ti puoi muovere di più. Anche se in marciapiede potresti. Ok, adesso subite dei danni, ma... Insomma, va benissimo. Comunque, appena siamo riusciti a sbarcare qua e abbiamo lasciato perdere la Scandinavia, vedete che la strategia è iniziata decisamente a funzionare. 5%. Ora andiamo avanti e distruggiamo tutto. Abbiamo mosso tutti quanti, sì. Vabbè, questo esercito ora ci attaccherà, ma a meno che non abbia attacco rapido, quelle robe lì dovremmo essere ok. Anche se tu in marcia forzata magari puoi arrivare qui, ma di per sé questi due eserciti sono più forti. Se riusciamo a eliminare questo, io vado da questa parte. Cerchiamo di eliminare proprio anche questa fazione, mentre tu inizi a eliminare Kisvel. E a quel punto qua... Sì, ci dirigiamo verso l'impero direttamente, direi. Guarda, controllo un attimo sul plus di Archaon. Siamo già a 9, eh? Siamo già a 9. Quindi... Potrei costruirlo da te, quello dei draghi ogre. Anche se questo non è ovviamente negativo. Ma penso che invece andremo qua per i cavalieri con lancia del caos. Anche perché è una missione che dobbiamo fare, quindi è la missione che poi ci porterà a che cosa? Boh. Questa qua si chiama l'armatura, ok. Poi sterminatore di re e c'è quell'altro, va bene. Non so se c'è qualcosa che trigga intorno all'episodio, cioè l'episodio non lo so, intorno al turno 100, potrebbe essere anche intorno al 130, come accadeva. Cioè, come accade nelle altre campagne. Sì, vabbè, questi qua non possono più scappare da nessuna parte. Ora fazione eliminata. Ecco, proprio ora. Stavo dicendo, triggerà qualcosa in questi turni, eccolo. Tuo impero domina su tutti. Puoi forse sfidare anche gli stessi dei? Penso di no, pazzo. No, ti prego, ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Come puoi liberarti di me? Hai capito, quindi il piccione ti si porta dietro. Non è un semplice piccione. L'ha ucciso, cacchio. È arrivato il piccione. Oddio, guardate i tentacoli sul bastone, fanno davvero schifo. Wow, quindi c'è il piccione ora, che ha ucciso Omero. Quindi se ho bisogno di una mano, non mi aiuta più Omero. Fazione distrutta Northland. Ok, l'alleato si mobilita. Allora, la slealtà di Tzernak. Tradimento, mio signore. Scusate, un signore del mutamento, servo del dio del caos, Tzernak, è arrivato a sfidare
Ah, quindi praticamente ci sono il signore del mutamento e il dio del caos che ha quattro dei sotto? Non... Cioè, io so che ci sono quattro dei del caos. Vabbè, comunque, è arrivato a sfidare la posizione del prestato eterno di Archon. È proprio Trezze. Non è un caso che sia conosciuto come il grande ingannatore, il manipolatore di destini. Cerca sempre di guidare i mortali lungo percorsi destinati ad aumentare il suo potere. Si mostra benevolo con chi usa l'astuzia o l'influenza per manipolare e controllare il mondo, e si rallegra nell'osservare l'evolversi delle cospirazioni. È un maestro scaltro. I suoi complotti sono immensamente complessi e intricati. È il suo principale artefice delle segrete alleanze tra i suoi ragazzi, comunque essere dislessico è davvero brutto, eh? Io spero che non vi sia capitato anche voi, ma allora, è il principale artefice delle segrete alleanze tra i suoi fratelli e anche il signore del tradimento. Non ho capito. Vabbè, tramite il suo servo ha guidato... Ah, quindi nel Trezzet era praticamente il cieco lì, ho capito. Ok. Tramite il suo servo ha guidato i tuoi progressi, osservando e aspettando il momento giusto per fare la sua mossa e raccogliere i frutti. Il signore del mutamento e il suo burattino, con cui Trezzet castigava il prescelto eterno, consentono così al grande ingannatore di essere superiore agli altri oscuri. Archon, che indossa la corona del dominio consacrata a tutti gli dei del caos, deve resistere alla carica del manipolatore dei destini e compiere il destino da dominatore dei fine dei tempi. Quindi dobbiamo eliminare questo qua, che è a livello 30. Tempt me not beyond your comprehension. Ah, capito. Quindi dobbiamo far fuori quello lì. Ma se ora... Cioè, non mi aiuta più il tizio. Fallimento critico. Mizzega. Are you dead? The fates agree. Despoil. Allora, iniziamo di certo a metterlo sotto attacco, poi vediamo come reagiremo. Tu, con chi sei in guerra? Solo con me. Always ready for a headbutting contest. Ok. Quindi questo qua è il raduno del caos. Praticamente ora che ho distrutto vuole diventare lui il signore della distruzione. Non so se l'ho triggato perché ho eliminato questa città o perché siamo a questo turno, però sono cose che accadono. Comunque di certo ora eliminiamo questo, perché è una mina vagante, un'altra orda che però è contro di noi, non va assolutamente bene. Di conseguenza ci giriamo in questa direzione. Questa è l'unica certezza della vita. E andrei verso la fortezza d'Ottone. Anzi, fortezza d'Ottone ci va Silvad. For chaos. All is well. The gods direct me. Dove non prenderemo i soldi, ma facciamo crescere ancora di più la sua orda. Te invece, in marcia forzata, potresti andare verso questo. O questo. Fermi tutti. I vampiri. Ciao. Come stai? Allora, nine chaos gods are spectators to what happens here. I am the god of inexhaustible blood. And I shall have. Bravo Manfred, mi piace. Allora, quindi c'è una guerra tra conti vampiro e orchi. Comunque questa città dovrebbe essere abbastanza messa male, perché c'è lui. Quindi con Archon ci dirigiamo verso quest'altra.
Però stai in marcia normale, va? Così recuperiamo più uomini. Tu elimini questa, eliminiamo questa. Questa qua vediamo, perché questo esercito è abbastanza grande, forse riesce a farla fuori. E poi cerchiamo di riunire le nostre tre orde in questo punto. Ora, visto che non ho neanche un agente, cosa faccio qui? Tra l'altro tu hai 7 di surplus, quindi possiamo costruire delle cose, eh? Ma potremmo fare questo combattimento qua, dai. Non aspettiamo di avere i carri d'assedio, così non perdiamo tempo e utilizziamo il cannone e basta. Allora, manderemo dentro appena possibile questi. Adesso ci mettiamo lontano, perché le torri, a parte che le torri prendono praticamente tutta la mappa, abbiamo imparato questa cosa, quindi scappare non serve. Quale delle due porte utilizziamo? 1, 2, 3. Qua c'è la possibilità che questa ci becchi per più tempo. Questa invece secondo me qua non ci arriva. Stiamo qua dove siamo. Allora, tutti qua. Poi il cannone lo mettiamo qui, già dritto verso la porta. A posto. Tu ti metti qua. A parte che tu voli, quindi c'è una cosa più importante. Poi potrei fare la solita formazione a croce che abbiamo imparato ad amare. Voi mettete davanti. Formazione larga. Non c'è la formazione larga. Fronte con armi da tiro. Fronti con armi da... Formazione larga? Non c'è, vabbè. Poi voi dietro. Questi qua con gli scudi dovrebbero esistere un po' di più. Bene, il primo colpo è andato a segno. Io non so, ha senso aspettare. Possiamo anche già iniziare a salire, direi, no? Correte. Questo cos'è? Si lotta o si muore? Quello della mantiglia. Chaos Marauders! So be it! Charge them! Chaos Marauders! Charge them! Ok. Avevo due entrate da dentro, cioè in mezzo, insomma. Tu salirai su e voi invece state dentro. Ok. Della porta.
dobbiamo aspettare che si liberi questo. Questi sono alabardieri. Hanno alabardieri ovunque, accidenti. 55% danno alla porta. Andiamo su un altro grandi armi. No, non ci dirò poi grandi armi. Un altro. È nella porta 61. Molto bene, allora voi attaccate questi. Alabardieri contro alabardieri, qua dovrebbe andare bene. Vai qua, tagli gli archibugieri. 89, dai che fra un po' entriamo. Quello che c'è qua viene spazzato via. Che sono dei tizi inutili. 89, ancora un paio di colpi. Ancora un colpo. Era quelli attorno. Va bene lo stesso, insomma. Allora, comunque avrei voluto lo stesso castarla qui. Le porte aperte. Non trovo mai il carro delle bestie. Ok, ecco qua. Vai, spacca tutto. Siamo. Perfetto. Fermati, mica che fai danni. Attaccate questi ora. Perfetto, vittoria. Ah, ci becco nel coso. Vittoria di misura, termine battaglia. Sì, è andata bene, insomma. Abbiamo perso le unità che sono fatte per morire. E comunque non hanno possibilità di non morire, insomma, su quelle scarse. Quindi a posto così. Il carro ha fatto 7 vittime. 27 lui sulla mantigora. Quasi quasi, ragazzi, io ce lo tengo su sta mantigora.
Non lo so, mi sembra abbastanza forte. Poi, non lo so. Cioè, il drago di certo è forte anche lui. 36.000. Abbiamo un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Vabbè, abbiamo iniziato bene a devastare, eh? Adesso io con questo mi dirigerei al sud, per dare la possibilità anche a questi eserciti di unirsi. Nel frattempo... Allora, se potenza una mantigora, aumento l'armatura. E poi... permette attacchi benefici. D'altra parte, Drago del Caos. Vediamo se Silvada ce l'ha, il Drago del Caos. Questo è Silvada. No, lui ha piedato. Cacchio, quindi non possiamo fare entrambe le cose. Cioè, io volevo Silvada sul Drago, invece no. Non lo so, ditemi voi. Per ora a questo punto lo possiamo mettere anche dall'altra parte. Aumentiamo il danno dell'arma. Perfetto, dai, ci fermiamo qua, ragazzi. Adesso quello che vorrei fare io è eliminare questi, che è Ostland. Così eliminiamo una parte importante dell'impero del nord, insomma. Secondo me questo qua va a finire dentro l'impero. Quindi va bene così. E intanto loro stanno continuando a fondare in giro città. Vediamo un po' cosa succede. Te magari se fondi questa non sarebbe male. E dobbiamo stare attenti al piccione che è arrivato. La cosa positiva del piccione è, credo che stia diffondendo il caos. Invece no, 3% col piccione stesso. Quindi invece è molto scarso, quanto pare. Invece è molto scarso. Però dai, sono contento di come sta andando. Cioè, siamo messi meglio ora della partita che avevamo fatto con i conti vampiro. Che magari ora ci vogliono più bene, visto quello che stiamo facendo. No, non gli interessa proprio, per niente. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.